Oh, ok, questo è un nuovo percorso. Cattura, ti prego, non cancro. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Crazy Lock Pokémon Nero 2 e sì, ho perso la parte iniziale della registrazione. Sì, si diceva, allora, nello scorso episodio abbiamo perso sia Gymshark che John Frog, abbiamo ottenuto il vaiolo, abbiamo preso il vaiolo purtroppo a causa di questa cosa. Signori miei, come vedete la squadra ha ottenuto praticamente due nuovi membri, ossia Yanma, il nostro Yanma drummer dell'episodio tipo 13-14 così, e Toxicroak, che alla fine ho preferito ad Arbok, nonostante voi abbiate, diciamo, espresso pareri contrastanti. Alla fine la mia volontà è stata decisiva. Ho ritenuto Toxicroak migliore a livello di statistiche, più equilibrato, in sostanza più affidabile. Questo è il suo moveset. L'unica pecca è Incubo, per la quale non ho un Pokémon per addormentare, ma si spera comunque di trovarlo. Signori miei, adesso andremo ad evolvere il nostro Yanma. Quindi, allora, direi di non perdere tempo, di andare subito qua, e gabbiani miei, vi invito a lasciare un bel mi piace per questo episodio e un commento rispondendo alla domanda del giorno. Ma adesso, signori miei, non c'è tempo da perdere, giustamente, perché non iniziare l'episodio nel migliore dei modi? Allora, questo è il moveset del nostro coso, è davvero buono. Devo dire che Ira di Drago per l'allenamento mi è stata davvero tanto utile, perché allenandolo ovviamente nei percorsi di prima, perché altrimenti qua mi schiatta. Ottimo. No, davvero. Si diceva, allenandolo appunto nei percorsi prima, Ira di Drago praticamente mi quasi shottava qualsiasi Pokémon. Quindi adesso mi sta girando il cazzo. E quindi vi faccio vedere Toxicroak. Facciamo così. Facciamo che vi metto in campo Toxicroak e cominciamo a tirargli le botte. Allora, proviamo con. No, io volevo fare luce siluro in realtà. Ma vabbè, dettagli. Evita l'attacco. Evita l'attacco. C'è! Io sto rischiando di perdere contro un selvatico! E la squadra l'ho allenata perché ora sono tutti al 44, più mio al 45 e l'evoluzione di Yanma che sarà al 45. Stiamo scherzando o cosa? Muori! No, raga, c'è che ha un'abilità! Non gli faccio nulla! Io, perché l'episodio deve andare a puttana? Oh! Dio! Così difficile, livello 45 e signori miei, finalmente si evolve. Ho, diciamo, ragionato bene sulla randomizzazione, infatti non c'è bisogno di forza antica per evolvere in questo caso Yanma e signori miei, io qua chiudo gli occhi perché il nostro Yanma Drummer chissà che diavolo diventerà. Ti prego, fai che sia buono. Ti prego. No, no, oh, no, è Klink. Oh Gesù bambino. Allora, si evolve subito. Questo è il lato positivo. Quindi sapete io cosa faccio? Io gli do il condividi esperienza. E alla fine di questo episodio forse si rievolve. Almeno lo spero. Tra l'altro, esatto, il condividi esperienza l'ho anche utilizzato un po' in allenamento. No, no, cioè, perché in questo. Perché sono spastico? Perché oggi sono spastico? Perché? Cioè, io non capire proprio. Allora, calma. Devo stare calmo perché sono successe già troppe cose in questo episodio. Ok, perfetto. Ora, non vorrei sbagliarmi, ma qua dovrebbe esserci il nostro rivale qui fuori da Forte Brezza. Il punto è, mi sfida o non mi sfida? Non lo ricordo assolutamente. Mi sembra strano che mi sfidi adesso, cioè dopo avermi già decimato Spiralia, però, signori miei, non si sa. Quindi, eccolo qua. Ciao, io posso andare? No, sia mai. Ehi, ho sentito dire che quelli del Team Plasma si aggirano da queste parti. Tu li hai mica visti? No. No, no, vi giuro io, boh, mai visti. Via via, quanta foga. Che abbiamo qui? Un paio di allenatori ficcanaso, sembrerebbe. Lasciate che soddisfi la vostra innata curiosità con qualche racconto. Allora, no, non la voglio sapere. Vabbè, voglio capire come cambierà il mondo. Statemi a sentire. Non credete anche voi che i Pokémon possano essere considerati una metafora della natura stessa?
L'uomo moderno conosce solo la realtà della civiltà ed evita a tutti i costi di metterla in discussione. Eppure, la natura è almeno altrettanto importante, non pensate? E adesso, chiedetevi cosa accadrebbe se il Team Plasma conquistasse il mondo. Le persone dovrebbero gettar via le loro Pokéball e con esse la loro tanto amata civiltà. Sarebbe uno spettacolo incredibile, ma non ha senso quello che dici. L'uomo posto di fronte al trionfo della natura. Adesso li picchi a sangue, incazzatissimo. Voglio solo che tu mi restituisca il Pokémon che hai rubato. Oh, davvero devo affrontarvi insieme al mio rivale? Questa potrebbe essere una cosa interessante, signori miei. Speriamo che non abbiano Pokémon strani, Zekrom a caso, per fare qualche riferimento a Muzzo, perché... No, ok, hanno Spile e Exploud. Ok, perfetto, allora... Quell'Exploud al 42 non mi piace per nulla. Allora, davanti abbiamo Toxicroak, al quale non ho ancora dato il soprannome, signori miei, perché non mi sono ancora... non ho ancora preso una decisione, insomma, ma conto di prenderla prima del prossimo episodio. Allora, la mia esistenza è una merda. Oddio! Una vita fatta soffrire, ma perché? Guardalo che mi fa roccia tomba, oh! Ma tu colpiscilo! Ha fallito 2 volte di fila fendifoglia! Allora, c'è da fare un piccolo discorso su Toxicroak. Cioè, se fa cagare, io sono ancora in tempo a cambiarlo, eh! Sia chiaro, muori! No, regge, fendifoglia, buttalo giù! Oh, alleluia, anche con un bel critical! Petilil, oh, io mo mi devo ricaricare, a voglia, che bella la vita. Ovviamente non è che può fallire su di me e attaccare l'Alakazam del rivale. No, deve colpire me. E perché mai no? Allora, calma. Iperzanna su sto Exploud che dovrebbe... No, ok, li attacca tutti. Oh! Ok, calma. Avevo quasi dato per morto Mewtwo, signori miei. L'avevo quasi dato per morto. Ok, utilizziamo entrambi una pozione, perfetto. Oddio, sono terrorizzato. Vai giù. Buttiamo giù sto gelataio de merda per piacere perché... No, davvero. Va, ti utilizzo... Guardalo che attacca sempre me. È una cosa assurda. Attacco speciale diminuisce nulla, non gli faccio nulla. Fendifoglia, gli puoi fare... Oh, olè, che cosa bella. Ferrosseed, tra l'altro, sarà già quasi a livello 46. Ma chi sono questi due? Eppure, sto lottando al fianco di Violante. Questi due mocciosi mi ricordano quell'odioso allenatore che ci sgominò 2 anni fa. E sia, quel che importa è continuare le nostre ricerche. Ciò che cerchiamo potrebbe essere a Boreduopoli, come diceva quello scienziato, Acromio. Non ho tempo di giocare con voi due pesti, ma ci rivedremo. Ok, signori miei, Boreduopoli, il luogo in cui dobbiamo andare anche noi. Allora, curiamoci Pokémon perché abbiamo già rischiato di perderne 60, tipo. Prima con l'Articuno selvatico e poi con sti due infami. Autodistruzione, si può, raga, avere la sfiga di... Meno male che non era super efficace, perché... Meno male che non era super efficace, appunto, sì no, pensavo di aver sbagliato il congiuntivo, invece no. Sì, manca pochissimo a Ferrosseed per evolversi. Cioè, è incredibile sta cosa, signori miei. Allora, qua volendo ci posso fare la cattura, ma prima vorrei prendere questo strumento, che è una neropietra. Neropietra potrebbe tornarci utile. Allora, vediamo un po' chi ci capita, chiudo gli occhi. No, aspetta, verso qua lo conosco, sicuro, adesso apro gli occhi e... Te, sì, infatti, è classico. Ne ho incontrati talmente tanti. Vabbè, allora, dai, sto qua potenzialmente si può evolvere. Quindi non è neanche così schifoso. Direi di tirargli una Ultra Ball così cattiva. Ok, perfetto, ho preso direttamente. Questo qua non, forse non è neanche così male. Fuoco coleottero, perfetto. Cioè, praticamente, raga, è Volcarona, sto coso. Allora, iniziamo ad affrontare qualche allenatore. Lì però vedo un bellissimo strumento che andrei a prendere. Baccacedro. Ok, sono ritornate. Mi sembra davvero, ragazzi, di essere tornato a giocare la vecchia Soul. La vecchia puttana di quella. Cioè, mi prendono per il culo. Dicevo, mi sembra di essere tornato a giocare la vecchia Crazylock. Cioè, bacche, Pokémon che schiattano a caso, infami. Sul serio, sembra che. Questa serie qua si è andata a vedere quell'altra e fa: ah, ma allora posso distruggerlo anch'io il buon Creepy. E l'ha fatto, giustamente, l'ha fatto.
Ho perso 7 Pokémon in qualcosa come 5 episodi. No, bello però, dai. No, neanche. 8 Pokémon in tipo 5 episodi. Sì, Locomovolt. Guardalo, cioè. Oddio, luce si colpisci. Guarda, se muori, Toxicroak, se muori, godo. Sì! Vai, via! Non è possibile, signori miei, dai! Non ne azzecca una, vabbè, e allora vai a cagare. Sto perdendo la voce al decimo minuto. Dovrei farla non perdi la voce challenge. Cioè, si può. Vi ricordate quando vi parlavo che avrei dovuto dare il soprannome? Dimenticatelo! Probabilmente evolverò Tentacool nel prossimo episodio. O addirittura in questo, chissà. No, 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 non tu di nuovo! Non tu di nuovo, ti prego, nel nome del Signore. Nel nome del Signore, non tu di nuovo, non tu di nuovo, non tu di nuovo, ti prego. Mewtwo, vai tu. No, no. Perché l'esistenza è così effimera? Sì, forse ce la faccio. Se non attacca per primo e non mi... Oh no, no. Oh, ok, fermi. Pensavo peggio. Non crittare, non crittare, non crittare. Oh madonna. Oddio. Ma perché la vita fa schifo? Iperpozione. Ok, Dragodanza, pensa a te. Allora, calma. Mega calcio, colpisci però. Ok. Oddio. Gentilmente. Oh. No, cosa? Dai. Cioè, io come faccio a portare avanti una serie del genere? Ditemi come faccio a portare avanti una serie del genere? Dracuda, di nuovo, una cosa... Muori! Oddio! Cioè, ma è allucinante tutto ciò! Io non ho parole! Allora, fermi, facciamo una... Siamo a 12 minuti, non ho fatto un passo! Meditate. Allora, fatemi mettere composto perché... vado a prendere Tentacool, così facciamo una cosa. Appena mi si evolve Ferrosseed, passo il condivisore esperienza a Tentacool, così poi magari si evolve anche Tentacool, e poi sappiamo già nel prossimo episodio se vale la pena metterlo in squadra, perché se si evolve in uno Shackle, cioè me lo risparmio sinceramente. Però, ciao, non si sa mai. Ciao Toxicroak, è stato un piacere. Sei morto pure senza soprannome. Guarda, mi vergogno di te. Pokémon scandaloso. Maledetto quel secondo in cui ho detto: ma sì, prendiamo Toxicroak. Che schifo. Che schifo. Via. Questo lo, non so. Non ho mai odiato così tanto un Pokémon. Intanto, sto qua c'è uno strumento. LOL. LOL! Doppio fortunuovo! Ok, cioè, non mi servirà a nulla, però figo! Va bene, ci sta! 13 minuti, io, cioè, in realtà, io lo so, no? Perché poi la gente mi dice: ma Creepy, perché fai gli episodi della Crazy Lock lunghi, no? Perché giustamente io vi capisco, no? Cioè, anch'io un episodio di 30 minuti non è che è il massimo di poco. Bacca papaya! Bacca, bacca papaya! Sveglia! Sì, sveglio, mi devo svegliare, lo so, grazie. Ok, per non, questo qua non mi sfida. Mi chiedete appunto: ma perché fai video lunghi? E io vi risponderei: sono a 14 minuti di registrazione e ho fatto 10 metri. Perché lo prendo in culo da chiunque. Questa potrebbe essere la mia risposta. Congiura, no, devi morire. Devi morire, giudizio e ciao. Vaiolo is the new god, proprio mi dicono, eh. Ferrosseed livello 46, ottimo, si evolve. Vero che sì, dovrebbe evolversi. Ok, perfetto. Ti prego, non fare la merda. Ho già sclerato abbastanza. Non fare la merda. Io la guardo questa. Non fare la merda. Ti prego. No! Oddio.
Cioè, raga, ditemi cosa ho fatto di male. Allora, diamo il condividi esperienza Tentacool. Cioè, questo episodio cosa lo chiamo? 3000 evoluzioni? Cioè, non lo so. Dio mio. Oh, qua sono diminuiti gli allenatori, però. Prima erano molti di più. Se non mi sbaglio, eh. Allora, battaglia in doppio, sperando che non ce lo mettano in quel posto. Battaglia in doppio, magari mi sale pure di livello Tentacool. Tra l'altro, si evolverà subito. Palkia. Sì, va bene. Tanto non ne avevamo incontrati effettivamente di Pokémon abbastanza forti. Allora, proviamo la nostra classica combo tattica, ossia volo di Cynthia e terremoto. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Schifo sicuramente. Schifo sicuramente. Elettrotele, evitiamo l'attacco. Ah, davvero Elettrotele attacca entrambi? Buono sapersi. Allora, fermi però. Io darei una pozione a Vaiolo perché la cosa mi preoccupa un pochino, sapete? Perché ora come ora è un po' esposto, diciamo. Non gli ho fatto assolutamente nulla. Cosa vuoi? Ma ha copiato il Vaiolo, raga. Gliel'ho attaccato. Allora, con calma, proviamo a fare un giudizio su Palkia. E non ho un caduta massa ignorante su Ipno, così, dal nulla. Ok, Ipno l'ho seccato tantissimo, perfetto, questa è un'ottima cosa. Tentacool riceve 1000 punti di esperienza, lui fa, cioè un Palkia con schiamazzo, comunque raga non si può vedere, parliamone. Giudizio su Palkia, madonna però, cioè raga, allora, potete dire tutto su sto Pokémon, però, cioè, è fantastico quando shotta i Palkia con la mossa di Arceus, cioè, è shotta, quasi praticamente, perché non è che li ha proprio shottati, però c'era molto vicino. Fatemi vedere quanto manca Tentacool. Beh, dai, relativamente poco. Ora dovrebbe esserci qualche altro allenatore o quella Pokéball lì. Ok, perfetto. Non mi ricordavo che ci fosse quel passaggio. L'astrageografia. Proseguiamo, siamo a 17 minuti. E ciao a tutti. Il mio vicino me l'ha catturato la grammatica, però, figliola. Ma cosa se non è. Qualcuno, cioè, lo avvisi che l'alcol, cioè la droga. E fa male. Soprattutto a quest'ora della sera. Allora, ciao Omega Flygon. Molto piacere. Allora, giochiamoci un giudizio così dal nulla. Psicota. Critical. Critical. Mandiamo Lunala. Comunque, qua non batto tutti gli allenatori. Ovviamente, se no ci metto 400 anni. Gig Giga, infatti. Cioè, io non ho parole, raga. Io. Boh, vabbè. Cioè, davvero. Tentacool sarà a livello 36. Sia maledetto quel giorno che ho avuto la brillante idea di iniziare sta serie. Sia maledetto. Allora, vediamo in cosa. Ti prego, dammi una gioia. Una gioia. Cioè, ti prego. Esatto, la musichetta di sottofondo esprime molto il mio stato d'animo in questo momento. Vorrei porre fine alla mia esistenza. In questo preciso istante vorrei che arrivasse qualcuno da dietro e mi piantasse un coltello in gola. Sarebbe una fine dignitosa. Allora, nel caso non l'aveste notato, ho ridato il condividi esperienza. Venonat, sperando che si evolva in qualcosa di decente. Acqua magica, l'unica cosa di magica qua c'è la sfiga che ho, sicuramente. Tu? Ti piace un sacco il Pokémon World Tournament? Perfetto, guarda, anche a me. E poi i pelati ti beccano per strada, giustamente. Magmortar! Oh, non ne ho ancora incontrato uno scarso di Pokémon in questo episodio, eh. Oh, proviamo un altro giudizio. Praticamente con questo Pokémon qua spammo solo sta mossa perché è fortissima a ritorno. Wow, devo dire che effettivamente ho avuto tanta paura, lo ammetto. Terremoto e giù Magmortar, perfetto. Dovrei levare anche Vaiolo dal primo posto, ora che ci penso, perché sta aprendo un po' tutti. E metterei davanti Cynthia a sto punto.
Dio mio, raga, comunque non, cioè, veramente, come cosa è assurda, secondo me. Che non ci stia andando bene un'evoluzione che sia una. E poi che io trovi solo strumenti di merda. Cioè, è una cosa allucinante. Ma tra l'altro, questa. No. No, ma perché? Scusate, ma perché? Ma perché c'è uno tut? Ma perché? Ma perché? Non puoi. Oh, non fare. Ok, perfetto. Era così difficile. No. Sto sclerando, signori miei. Sto sclerando. Sto impazzendo decisamente. Questo, la mia domanda è una nuova zona? È una nuova zona, quindi ci posso fare una cattura. E per fare la cattura ho designato l'erba che stava qui. Qua, esatto. Andiamo a farla. Vediamo un po' che cosa ci capita fuori. No, è schifo. Cioè, raga, non è possibile. Non è effetto su sviluppo. È di tipo volante. Questo dovrei averlo recepito. Boh, raga, io. Cioè, questo episodio è. Non lo so. Non me ne sta dando una. Fendi, c'ha fin di spazio. Pensati. Pensati, c'ha fin di spazio. Ba ba baratto, ti prendo a barattoli in testa, altro che baratto. Ultrabol, ti prego, entraci. Mi fai schifo, io fugo. Buon latte, no, 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 fugo, fugo. No, no, mi hai fatto salire i nervi. Tanto ce ne sono altre di catture, forse. Quindi via, vaffanculo. Dai, raga, non è possibile una cosa del genere, su. Le case non le esploro perché se non sbaglio non c'era niente di particolare se non una che mi cura. Ma tanto cosa mi cura a fare che. Mi pare almeno, che non ci fosse nulla. Sfidami. Cosa dobbiamo fare? Gli diciamo di no a un uomo che ti ferma così per strada come tutti gli altri, ti affronta perché sei il millesimo che passa, giustamente, per premiarti, ti ammazza i Pokémon. Ma non sia mai echeggia voce. Stai fermo. Caduta massimo, muorici per piacere. Non è molto efficace, ovviamente ne fai due di colpi, non è che sei un pochino più stronzo e ne fai qualcuno in più, no? 20 argento, non dovrei sclerare così alle 19-17 di sera, sapete? Non è un'ottima idea. Oh, botta, perfetto, a casa. Glaceon. Glaceon, direi di mandare nulla, direi di fare caduta massi. 1, 2, nulla da fare. Riproviamoci di nuovo. Acqua getto, devi stare fermissimo. Oh, fallisce l'attacco. Dio, non è possibile. Sto finendo pure le iperpozioni e il cane si è messo ad abbaiare a muzzo. Era un po' che non abbaiava negli episodi, effettivamente. Divinazione mi colpisce. La vita fa schifo. Botta. Ball. Madonna, raga, cioè, veramente, io non lo so. Trovate un aggettivo per questo episodio, trovatemelo. Vi sfido, la challenge. Trovo un aggettivo challenge. E mi viene pure che dovrei soffiarmi il naso, mannaggia. Muori, ti prego. Fammela una cortesia nella vita. Schiatta male. Oh, ok, perfetto, ci siamo capiti. Quel Venonat non sarei di livello manco a pagarlo. 2 anni di vittorie accumulate, ti prendo a calci in culo. Grazie per avermi fatto passare. Sei di una gentilezza e una magnanimità. Guarda che non le avevo mai viste. Proprio. Voi non mi dovete toccare assolutamente. Perché io voglio andarmene. Voglio andare. Io sta gente qua non la sfido. Qua se non sbaglio c'era qualche strumento. Aspettate. No! 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 Legami, ho beccato la fascia della Lega. Dov'è Salvini con le sue ruspe a mandare via tutti i cancri di sto gioco? Dov'è? Adesso lo voglio. Oh, siamo usciti da quella zona, la esplorerò poi per i cavoli miei. Ovviamente tu. Oh, oh. Ok, questo è un nuovo percorso. Cattura, ti prego, non cancro. Mi prendono per il culo. No, mi prendono per il culo. Io, boh, cioè, veramente, ba basta, basta. Pensavo di averle viste tutte, signori miei, ma con questa io basta, posso chiudere il canale. Quindi nulla, questo è l'ultimo video che porterò. Fatto piacere.
passare 2 anni con voi. Io chiudo il canale perché penso che questo qua sia l'episodio più assurdo che io abbia mai registrato in assoluto. Cioè, davvero, è una cosa allucinante sto episodio. Allora, Erba Patto, fammi una cortesia, entraci, perché sennò ti giuro che fuggo anche da te, mi fai schifo. No, guardalo, c'è una... Allora, fermi, curiamo Cynthia. Io ho bisogno di catturarlo perché poi ho bisogno effettivamente anche di... Ah, tra l'altro, ragazzi, rimanete sintonizzati perché alla fine dell'episodio vi devo chiedere una cosa abbastanza importante riguardo a uno dei nostri Pokémon riserva. Allora, Ultra Ball di nuovo, ti prego, entraci. Uno, due, tre. Grazie. Grazie, grazie. Ti urco giù da tipo normale. Per te il nome ce l'ho e come? Ti chiamerò... Dov'è? 383. Non è che ho molta scelta. 383, spero che qualcuno colga. Ok, perfetto. Evitiamo anche questo qui, raga. Questi qua li utilizzerò per l'allenamento dei po'. È leggendario? Articuno, perfetto, sì. Sì, io ho una tattica molto mia nel riconoscere i versi dei Pokémon. E, ah sì, è vero che Surf ce l'aveva Toxicroak, giusto? Mi stavo dimenticando, stavo cercando di utilizzarlo senza un Pokémon che avesse Surf. Allora, andiamo a Bore Duopoli. E lì possiamo stoppare l'episodio. Allora, sperando che non mi blocchino, fatemi prima andare al centro Pokémon. No, Iris, ovviamente. Ehi, non ci vediamo dal nostro ultimo incontro ad Austropoli. Sei qui per sfidare mio nonno? Sai, mio nonno è Aristide, il capo palestra di Bore Duopoli. A dire il vero, non siamo proprio consanguinei. La palestra è per di là, ma prima di lanciarti nella sfida forse ti conviene fare un giro sul percorso 9. C'è da dire che la tua squadra di Pokémon ti adora. Tanta felicità si sente anche da dentro le Pokéball. Metticela tutta, sì, se mi fai andare a un centro Pokémon, guarda, ce la metterò davvero tutta dall'inizio alla fine. Signori, cioè, adesso che... mi è andata via la voce, sul serio. Adesso che siamo all'interno del centro Pokémon, cosa è stato questo episodio? Cosa è stato? Cioè... Una cosa allucinante. Io non so davvero cosa dire. Souk me l'ha messo direttamente nei morti. Ottimo così. Allora, la domanda è: signori miei, ho catturato questo Girafarig. State vedendo già le mosse. Starete sicuramente notando che c'è una mossa in particolare. Questa mossa in particolare è per Forcorno e ha 100% di precisione. Ora, sapete benissimo che se prendo in squadra sto coso, la challenge la vinco, perché attacco e uccido. La domanda è: signori miei, volete che io liberi questo Pokémon che è decisamente illegale, non si può tenere, e che faccia la cattura alla Baia Spiralia, che vi ricordo avevo saltato perché avevo preso una cattura in più che non doveva esserci, però a questo punto direi che si potrebbe fare che libero Girafarig, libero Costanzo, anche se mi dispiace tantissimo perché è un soprannome della Madonna, e ne catturo un altro. Fatemi sapere nei commenti, comunque io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando passate ai social in descrizione e rispondete alla domanda del giorno. E gabbiani miei, io ci becchiamo in un prossimo video!